Ciao a tutti, io sono Marco e benvenuti al decimo episodio di The Sims 4 Allora, svegliamo subito Andrea ragazzi perché oggi va al lavoro e non abbiamo ancora cominciato l'incarico del giorno Quindi svegliati, corri in cucina e inizia a preparare dei pasti Magari macedonia di frutta, tramezzino BLT e magari anche un terzo uova e toast Penso che tre basteranno Va a lavorare alle 16 fra 5 ore Uh, L'altro incarico l'abbiamo completato Di raggiungere il livello 2 di cucina Qui non ci resta altro che preparare del cibo E diventare ispirati Penso che ce la faremo entro le 16 Allora ragazzi Volevo mostrare subito le modifiche che ho fatto alla casa Seguendo i vostri consigli Ops ho reso la cucina eh, quasi totalmente, insomma, open space. Allora, innanzitutto ho tolto il muro che c'era qua ed ho aggiunto questo muro a mezza altezza in questa zona dove ci sono i, gli sgabelli e secondo me ci sta molto bene. Ma il motivo principale per cui l'ho fatto è perché, come vedete, tra i due pavimenti c'è un grande stacco e stava male. Invece diciamo che aggiungendo questo muretto eh, la cosa dà meno nell'occhio, insomma, si nota di meno e sta meglio secondo me. Fatemi sapere se vi piace. A me piace. Poi ho aggiunto... Anche questo è stato un vostro consiglio. Come sapete Jessica amante dell'arte e allora gli ho creato un, un, una piccola zona per il suo hobby, insomma. Eh, utilizzando i banconi che ha ricevuto Andrea con la promozione li ho abbinati ai colori del salotto e ci sta molto bene secondo me. Poi ho aggiunto un cavalletto, due piantine molto carine, anche una statuina ed un tappeto ed è venuta fuori una cosa molto carina secondo me. Spero che vi piaccia, mi raccomandatemi ancora dei consigli. E niente, vi volevo anche ringraziare tantissimo per i 300 iscritti Che a dire il vero ormai sono eh, quasi 400 e non so veramente come ringraziarvi Non so cosa fare se non dirvi grazie State aumentando un sacco velocissimamente Non so non ho parole Grazie mille Speriamo che questo canale continua eh, Come ha iniziato insomma Quindi Andrea Quanto manca? Ok, mancano 4 ore, speriamo che ce la fa, intanto qualcuno sta chiamando Jessica E io, soprattutto amicizia con Giulia Ferrara, è piuttosto in gamba Ok, grazie, ma io starei dormendo, eh Ah, in effetti è un po' tardi, potrebbe eh, credere che non stiamo dormendo Ok, solo al 25%, ma sta mangiando, ce la facciamo? Abbiamo 3 ore Andrea, eh, forza Ripulisci poi ma perché vai lì a cucinare quando c'è ci sono tutti i banconi lì non, non capisco non saprei ragazzi ok ha preparato anche questo piatto com'è normale riponi poi mi avete detto ma Marco butta via il cibo scadente praticamente io ho detto e eh dai non buttiamo via niente mangiamo pure il cibo scadente Diciamo che mi avete fatto pensare, ho detto no dai, poverissimi, non facciamogli mangiare il cibo non buono, poveretti, quindi ripuliamolo, avete ragione, anche se ci sono un po' di porzione, vabbè, fa niente, lo buttiamo. Ok Andrea, forza che hai solo due ore, dobbiamo diventare ispirati, mi sa che non facciamo in tempo a fare la doccia eh, riflessiva. Ci dà poi solo um, lo stato morale ispirato per 4 or ore. Invece facciamo, se facciamo in romanzia ci mettiamo di meno e abbiamo lo stato morale per 6 ore. Quindi magari facciamo quella. Wow, eccellente, stai migliorando, ve vedo. Poi devi andare in bagno, quindi fai tutto. Ma l'hai completato? Sì esatto, l'ha completato, quindi benissimo. Invece con Jessica al giorno libero oggi passeremo una bella giornata, mh, mh, vedremo dove, insomma con i suoi amici ovviamente, perché deve fare tante amicizie. E La lasciamo do dormire finché se la sente, insomma è il suo giorno libero, povera. Tra un'ora eh, devi muoverti Andrea, devi anche andare in bagno, eh, non so se fai in tempo, no sì dai, ce, ce la dobbiamo fare. Quindi appena hai finito di fare quello che stai facendo, vieni qua, forza Andrea. Non facciamo andare il tempo veloce perché dall'ultimo aggiornamento mi pare se facciamo andare eh, il tempo veloce molto spesso si blocca il sim per qualche secondino. E mh, non penso che sia un problema del PC assolutamente perché mh, a me va benissimo dei Sims 4 come vedete. È un PC nuovo fra l'altro. Quindi ok. Forza Andrea che hai mezz'ora, sì dai, ce la facciamo tranquillamente. Eh, bollette non ne abbiamo. Ok, meno male perché voglio i soldi. Ok, fai un attimo in romanzia. Poi ragazzi, non so se lo sapete, ma è stato pubblicato il trailer dello staff pack di cui vi parlavo qualche episodio fa, che era diciamo trapelato nel trailer dei 15 secondi. E, si chiama Divertimento in cortile ed uscirà il 19 luglio, stoppiamo. Eh, il 19 luglio e eh, come vi ho già detto ha a che fare con le attività in giardino e diciamo che è interessante perché io stavo già pensando da un po' di rifare completamente il giardino intanto ci chiama Daniele Daniele Evan si sta chiedendo se voglio andare a casa sua per passare del tempo assieme eh, allora adesso stiamo dormendo eh, facciamo che quando ci svegliamo magari eh, siamo pronti magari veniamo a casa tua e passiamo una bella giornata insieme se invece dovessero venire dei nostri amici a casa nostra. Magari andiamo da qualche parte tutti insieme. Se sei d'accordo, va bene? Ci sentiamo più tardi. <ride> ok, eh, stavo dicendo, è già, è già da un po' ragazzi che volevo rifare completamente il giardino. Ok, andiamo a mangiare intanto. Solamente che ci sarebbero altre priorità per ora. Come ad esempio, il um, la camera da letto, che è la cosa di cui ha più, ha, più, ha, più, ha più bisogno insomma di essere rifatta completamente perché anche per altri motivi che forse intuirete <ride> e niente presto faremo anche iniziare appunto a Jessica il suo hobby a sviluppare l'abilità di pittura e se farà dei quadri belli, magari inizialmente no, ma più avanti sì quando migliorerà l'abilità, li appenderemo, magari sostituiremo quelli che ci sono adesso che non sono al massimo E diciamo che renderemo un po' la casa più personale e personalizzata insomma E niente, aspettiamo che finisca Invece quelli che non mi piacciono li venderemo e magari guadagneremo qualche soldino Troppi piatti, oh no, i piatti sporchi si stanno accumulando e Andrea non riesce a starli dietro Andrea può sovraccaricare la lavastoviglie e lasciare qualche piatto sporco Mi pare che è già uscito questo messaggio, giusto ragazzi? Comunque non sovraccarichiamo la lavastoviglie perché potrebbe bloccarsi, distruggersi, esplodere, implodere, non si sa Lasciamo dei piatti sporchi non succede niente, a volte è utile conoscere i propri limiti, non è la fine del mondo se Andrea lascia qualche piazzo sporco, bene, aumenta il rendimento, ok, quindi questa cosa ci aiuterà a prendere una promozione, ma non la prenderemo sicuramente oggi, vabbè pazienza, aspetteremo, invece Jessica mi pare che al prossimo giorno lavorativo ne prenderà una, e niente ragazzi, voglio fare, rifare il giardino al più presto possibile, eh, dobbiamo vedere un po' come fare con i soldi. Come vi ho detto, ci sarebbero altre priorità. Speriamo di guadagnare un po' prima dell'uscita del, dello staff, staff pack, appunto. Poi, nel trailer di 15 secondi, ragazzi, intanto magari vieni qua un attimo e sediti. Nel, nel trailer di 15 secondi, come vi ho già detto, dovrebbero esserci degli indizi anche sui prossimi aggiornamenti. E a brevissimo dovrebbe essercene uno. Ok, quindi adesso io direi di andare da qualche parte. Invitiamo tutti. Mm, magari andiamo da Daniel Siccome non è venuto da nessuna casa nostra mm, Però sarei tentato ragazzi magari Ad andare eh, Anzi facciamo una cosa Prima vediamo se Daniel ha casa oppure no um, Andiamo qua e viaggiamo Poi ragazzi mi sono anche dimenticato Di dirvi da soli Che um, Il 15 luglio alle 22 su Twitch um, Ci sarà una live Appunto su The Sims 4 divertimento in cortile lo staff pack appunto diciamo che prima facevano queste live solamente per eh, l'espansione game pack invece ora stanno prendendo piede a farle pure per i per gli staff pack appunto hanno cominciato con stanza dei bimbi mi pare e stanno continuando e secondo me è una buona cosa perché comunque chi non sa se acquistarlo o meno eh, può decidere se farlo o no appunto comunque a me dal trailer è sembrato molto molto carino e interessante e poi è una cosa che possiamo vedere subito non è una cosa come stanza dei bimbi che ora noi non abbiamo dei bimbi quindi non possiamo bene godercelo ma quando li avremo sì quindi mi pare che abita qua no dove abita ah si sì, mi sono sbagliato lei abita a Windenburg Daniela in una piccola casetta di campagna No, non è in casa. Proprio lei non è in casa. Vabbè, sapete cosa facciamo? Invitiamo tutti e sapete dove andiamo? Al museo. Ok, sapete perché? Magari Jessica, anzi però prima dobbiamo stoppare perché se no non viene nessuno con noi. Siccome Jessica, insomma, ha appena eh, aggiunto questa, eh, questo piccolo angolino de degli hobby. Magari può prendere ispirazione in un museo, chi lo sa, invitiamo a tutti. Evilia, Neutra, Giulio, Andrea Lavoro, Alan, Daniela, eh, Alice Disney, appena conosciuta, anche Giulia, poi Greta, no, siamo già a 7 sim, quindi quando arriviamo dobbiamo invitare Greta, Alessandro e anche Andrea. Poi mi sa che manca anche qualcun altro, ma non so perché non appare. Mi sembra che non c'è Elsa, infatti. Vabbè, andiamo la inviteremo dopo. Tutti vengono con te, bene. Quindi per la prima volta andiamo al museo, musei municipali. Ok, andiamo, va benissimo. Eccoci arrivati ragazzi, invitiamo subito tutti. Innanzitutto c'è anche Elsa, esatto, invita nel lotto attuale. Poi Andrea, invita nel lotto attuale. Greta e Alessandro, e basta, se non sbaglio. Sì, esatto. Esatto. Elsa arriverà molto presto, vediamo se arrivano anche gli altri. Speriamo di prendere un po' di ispirazione così magari se riusciamo dipingiamo qualcosa. Andrea Conti anche arriverà. Bene, stanno arrivando tutti. Vediamo se arriva anche Greta. Esatto, arriva. Benissimo. Bene, magari entriamo tutti qua e iniziamo a guardare qualche opera d'arte, perché no? Magari veniamo qua e vediamo questo, ammire insieme. Arriva anche Alessandro, bene, stanno arrivando tutti, abbiamo riempito il museo. Vediamo se c'è qualche sim di qualcun altro, cioè altri sim vostri, ma no, non c'è nessun altro. Per ora speriamo che arrivi qualcun altro di nuovo. Ok, ammiriamo un po', speriamo di trovare l'ispirazione. È felice, arredamento bellissimo. Eh sì, c'è pieno di quadri sicuramente costosissimi. Gli arredi creano un ambiente felice. Quanta gente ragazzi, magari socializziamo un po' con tutti. Parla di cucina. Con Elsa dobbiamo addirittura presentarci, siamo così pochi... poco amici che si è scordata di noi o noi ci siamo scordati di lei. Perché mi pare di esserci già presentati comunque con lei. Ehm... Um, Cerchiamo di fare un po' amicizia con lei magari. Intanto voi socializzate e guardate un po' l'arte. Pietra miliare completata. Jessica ha completato nuova rivincita in città per l'aspirazione amica del mondo. Bene ragazzi, abbiamo completato la, la prima pietra miliare e la soddisfazione giustamente è molto aumentata. Quindi ora dobbiamo incontrare un nuovo Sim in tre luoghi diversi. Bene. Facciamo amicizia. Proponi un piano folle, racconta una storia coinvolgente, una sensazionale, una barzelletta sui politici, parla dei sogni, parla di arte, siamo, siamo qui perché non parlare di arte, siamo al museo quindi perfetto, no? Racconta una barzelletta sui mimi, vediamo di fare amicizia e poi parliamo anche con... con gli altri magari. Discuti dei giochi più recenti. Lancio un'idea per una storia. Eh? Troppe azioni, ok. Ma abbia scoperto i suoi tratti. Ah sì, è amicona, ordinata e buona. Bene, intanto loro sono fuori. C'è un piccolo barettino qua, eh. E intanto Greta sta suonando. Brava Greta, sentiamola un po'. È molto brava, devo dire. In effetti lei è un'intrattenitrice quindi mi sembra ovvio. Impara a conoscere. Spettegola. Barzelletta toc toc. Ma si sono imbar imbarazzate o sbaglio? Ah no, sono annoiate. Discussione noiosa. Noia per una discussione banale. Ma dai, cosa vi abbiamo detto? Forse non le ha fatto ridere la barzelletta mi sa. Non abbiamo fatto ancora amicizia. Forza. Si sta facendo un po' tardi. Come stiamo? Stiamo benissimo A parte che dobbiamo fare la doccia Ma non siamo per niente stanchi Forse ragazzi possiamo stare in giro un po' più Del normale Insomma Anche se lei lavora Spettegola Rallegra Racconta una storia stravagante Ma l'abbiamo già raccontata Una storia buffa Aduliamola Forza ragazze Fate amicizia Intanto qua eh, ok, niente, niente. Bene, continuiamo pure. Vediamo come sta andando Andrea. E' a buon punto però non penso che ce la farà Perché torna a luna e sta pure male Quindi no Però dai ha fatto un bel passo avanti Bravo Andrea Sicuramente nel prossimo giorno la prenderà la promozione e anche Jessica Quindi dovremo guadagnare un pochino ragazzi Potremo insomma Guadagneremo qualcosa Poi magari ci daranno degli oggetti carini per la nostra casina Non abbiamo fatto ancora amicizia? No Forza Jessica Di solito le faccio vino un lampo Discuti l'artista preferito? Ah perché stiamo parlando anche con altre persone Chiede la carriera Lei mi pare che è una mixologa Molti dei nostri amici sono mixologi Intanto è molto ispirata. Ah sì, ha stretto una nuova amicizia, magari portiamola un po' più in, più in alto, insomma, aumentiamola un po'. È molto felice. Jessica ha preso Kelsa e barista presso Servizi di, di caffè, bar, uffa. Va bene. Escri, escrivi la nuova idea. Una barzelletta sui politici. Chissà come sono in The Sims. Non la vorrei la carriera politica, sinceramente. Esprimi ammirazione. Ok. Dovresti andare in bagno, quindi magari vai in bagno Jessica. Si sta facendo tardi, mi sa che cominceranno ad andare via tutti. Speriamo di no però. Vai alla grande, continua con le barzellette su Jessica, non fermarti mai. Siccome siamo stanchi e... No, non siamo stanchi, volevo dire. Si sta facendo tardi e forse cominceranno ad andarsene a casa. Forse, non lo so, vediamo. Magari andiamo fuori a... Ah no, non sta più suonando, volevo stare lì a guardarla. Giulio sta... stava per fare un pisolino. Anche Daniel si sta addormentando, mi sa che è ora di andare a casa, eh? Sì, se ne stanno andando tutti i ragazzi. Mm. Magari guardiamo ancora un attimo un'opera d'arte e poi ce ne andiamo anche noi. E siccome che non siamo stanchi, stavo dicendo, magari potremmo dipingere qualcosina. Magari quando se ne stanno andando tutti Stanno andando ma non tutti Ah Greta è venuta ad abbracciarsi Ad abbracciarci Ammiriamo un po' di quadri ragazzi Jessica mm, Se ne sono andati tutti No manca Alessandro Penso che se ne stia andando pure lui Vabbè dai Finiamo un attimo di ammirare E ce ne andiamo anche noi Bene Forza Jessica Bene, andiamocene. Devo dire comunque che quello staff pack ragazzi mi, mi sta... Allora, devo essere sincero, i trailer catturano molto. Ehm, ma eh, sinceramente mi, mi, se, mi è sembrato più... Ehm, con più contenuti rispetto agli altri staff, staff pack. Forse è solo un'illusione, non si sa, ma vedremo. Ok, eccoci tornati. Uh, Andrea tornerà fra pochissimo, è molto stressato. Allora, Jessica, di cosa hai bisogno? Per ora di niente. Magari inizia a dipingere, appunto. Anzi, prima dobbiamo fare l'incarico del giorno. Dobbiamo scrivere libri, quindi scriviamo un libro di genere. Poesia è nuovo. È bello fare le rime, ma non, ma non sempre per forza. Scorza, scamorza. <ride> oh, mamma. Ditemi voi se The Sims non fa ridere. Ok, forza Jessica che cominceremo a guadagnare... Ok, non mi ha fatto parlare. Poi metti, è un libro di poesie. Stavo dicendo, speriamo di iniziare a guadagnare di più anche con i libri. E magari avere anche un aiuto con i quadri che venderemo. Ma all'inizio saranno veramente di basso valore. Ok, ora arriverà Andrea. Vediamo se arriva. Eccoci tornati, oggi Andrea ha portato a casa 144 simoleon, ha anche svolto il lavoro superbo Bene, allora andiamo qua e iniziamo a... Ehm, come dire, a preparare del... A mangiare, cosa sto dicendo? Mangiamo, appunto E... aspettate un attimo ragazzi Ok, scusate un attimo l'interruzione che ho avuto ragazzi eh, praticamente non sono, non sono a casa da solo, non vivo da solo E ogni tanto potrebbero esserci queste piccole interruzioni Spero che non vi, vi non vi diano fastidio E, e niente Dove è andato Andrea? L'ho perso Perché vai a mangiare in camera? Vabbè Se ti fa piacere Fallo pure Forza Jessica continua a scrivere Mi raccomando Che se riusciamo dipingiamo qualcosina Andrea, come sta andando la vita? Eh, sei stressatissimo, eh? Ok, Jessica ha finito di scrivere un libro. Quindi andiamo qua, pubblichiamolo. Vediamo se abbiamo finito l'incarico del giorno. No, non l'abbiamo ancora finito, quindi dobbiamo scrivere un'altra poesia. Scriviamo, ok. Dove ho mandato Andrea? Eccolo. Allora, di cosa hai bisogno? Devi divertirti assolutamente. Ricordiamoci che domani lavori ancora. Magari guardati un canale sportivo dato che sei attivo e dedicati un po' al tuo hobby. Siccome ora non abbiamo degli attrezzi in casa, mentre Jessica appena ha finito l'incarico del giorno, gli facciamo insomma iniziare questo suo hobby. Poemi più dolci degli alberi, un libro di poesie. Bene, forza Jessica. Completato, ok? Giriamoci e iniziamo a dipingere qualcosa. Un dipinto classico piccolo Iniziamo con, con poco ragazzi Abbiamo speso 50 simolan mi pare Divertiti Andrea mi raccomando Esatto Vediamo quanto ci mette La nuova abilità di pittura di Jessica Le permetterà di creare opere d'arte splendide su tela Più alto è il livello eh, di abilità Più evolute sono le forme che può dipingere Bene quindi iniziamo con poco E dovremmo anche metterci poco a dipingerlo in teoria Siccome è piccolo si sì, infatti abbiamo già finito praticamente e... senza offesa Jessica ma è un po' bruttino cioè è carino ma è bruttino <ride> magari incorniciamolo e vendiamolo a un collezionista quindi abbiamo guadagnato non molto ora facciamone uno medio ragazzi Ok, vediamo cosa ci dipinge, ma non credo che all'inizio troveremo qualcosa di carino da appendere in casa. Come stai Andrea? Oddio, sei stanchissimo. Ok, ti sei divertito, quindi magari vai in bagno e poi vai a dormire. Vai pure in bagno, Andrea. Tranquillo. E riposati, vai a lavorare anche domani alle 16. Ora Jessica vuole discutere le teorie del colore con altri sim. Bene, Jessica direi che è partita alla grande con il suo hobby, ragazzi. Ehm... Però è meglio se torniamo, cioè se la smettiamo di dipingere. Non mi piace molto, non, cioè non la penderai in casa. Vendiamola a un collezionista. Praticamente abbiamo guadagnato solo due simoleon. Allora, io direi magari di mangiare un attimo, ma fare un passo proprio veloce. E poi andiamo a riposare un po'. Ehm, lo yogurt dai. Forza Jessica che devi anche tu riposare un po', che vai a lavorare tra poco, tra, tra 4 ore. Magari la doccia ce la facciamo quando ci svegliamo che così facciamo la doccia riflessiva e siamo a posto. Intanto, espressione artistica. Le energie creative stanno scorrendo dopo, dopo aver finito di dipingere una nuova tela. Benissimo. Forza Jessica che devi dormire almeno un pochino, anche se non sei molto stanca. Ripulisci e vai a dormire. Ok, tutto ok. Comunque ragazzi, io direi che comunque per questo episodio può essere tutto. Mi raccomando, continuate a commentare, a darmi consigli. Eh, fatemi sapere se vi è piaciuto, insomma, i nuovi cambiamenti della, della casa, eh, la nuova zona per Jessica e la nuova, diciamo, struttura della cucina. Spero che vi piacerà, continuate a consigliarmi nuove cose. Eh, e nulla, se il video vi è piaciuto cliccate mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!